Salve e benvenuti ad una nuova puntata di .NET Podcast, il podcast italiano dedicato alle tecnologie Microsoft e non solo. Questa puntata è dedicata alla tecnologia? No, per niente, dedicata al lavoro che facciamo. Ed è con noi un nostro socio del podcast, nonché un ospite che noi ovviamente vogliamo sempre avere con noi, che è Mauro Servienti. Ciao Mauro, come stai? Ah, è stato bene, grazie Roberto. Ciao, ciao a tutti. No, Hai mangiato tanto in questo periodo di ferie? ormai È abbastanza poco. sì, mi sono trattenuto abbastanza bene. Beh, ho mangiato io la parte tua, non ti preoccupare. Allora, la puntata di oggi è dedicata alla modalità di lavoro in piedi, che non so in inglese, si chiamerà stand-up working, immagino, o qualcosa del genere. Ed è una modalità di lavoro molto particolare, che vuol dire che Mauro, da un po' di anni ormai, ma adesso ne parliamo, lavora praticamente non sedendosi mai. Quindi io questa cosa, diciamo, mi incuriosisce, è un po' raccapricciante pure perché non riesco a stare la giornata in piedi, però per questo ho pensato, facciamo una cosa, parliamone in un podcast e così vediamo anche di capire effettivamente se ci sono persone interessate, come approcciare a questa cosa. Allora, innanzitutto io direi, quanti anni è? Partiamo da quanto tempo ormai tu lavori fisicamente in piedi tutto il giorno? Allora, a naso ti direi che sono almeno 5 anni. Non ti so dire di preciso, però facendo i conti sul fatto che questo ufficio ce l'ho da 4 anni e mezzo e già prima lavoravo in piedi da un bel po', per cui ti direi che come minimo sono 5 anni, forse 5 anni e mezzo. Ok, quindi diciamo intorno ai 5 anni che tu fisicamente non consumi la sedia, quindi che ce l'hai a fare la sedia là? Ce l'ho perché allora, ci sono delle cose che non riesco a fare in piedi. Ok. Allora tu fisicamente stai tutto il giorno in piedi, cioè nel senso che esci da casa, vai a piedi, vai in bici, non lo so come vai, in macchina, non so. Dipende dal tempo, però diciamo o in bicicletta o a piedi. Ok, tu sei molto vicino a casa, quindi c'è diciamo un percorso abbastanza breve. Arrivi in ufficio. Non è che le persone normalmente arrivano in ufficio e si siedono, tu arrivi in ufficio e resti in piedi. Esattamente. Ok, per quanto tempo più o meno resti in piedi tutta la giornata? Tra una balla e l'altra, diciamo, sulle 8 ore, Ok, 8-9 diciamo la giornata tipica nostra, tutta la giornata riesci a stare e non senti mai la necessità di sederti. ore. Esattamente. No. Allora, da un punto di vista fisico la risposta è no. Nel senso, allora, a meno che non abbia avuto una notte infernale, perché la bambina ha deciso di farmi avere una notte infernale, a quel punto lì, vabbè, non fa testa, nel senso, non stai in piedi semplicemente perché puoi svenire. E quindi... Però diciamo che se non ci sono problemi fisici particolari, e finché non eravamo in lockdown, ce n'erano ogni tanto legati anche a uscite in bicicletta un po' oltre la soglia delle mie possibilità. Okay, quindi 2 giorni successivi, diciamo che stare in piedi non era proprio consigliabile. Se no, non c'è nessun. Sto in piedi, punto. Non me ne accorgo neanche. Vabbè, diciamo, questa è un'ottima cosa. Adesso voglio capire con te proprio perché io personalmente soffro con la schiena, quindi volevo capire. Allora, innanzitutto, quando è che tu hai deciso, cioè a parte di 5 anni fa, ma dico, cosa è successo? Chi ti ha ispirato? Chi ti ha fatto partire sta molla che hai detto no, basta, voglio lavorare in piedi. Allora, 2 cose principalmente. La prima è che io vivo da, allora ne ho 48, da 34 anni con il coccigerotto. Il che a seconda della sedia su cui ti siedi rende particolarmente difficile star seduto. Per farti un esempio, per capirci, per me è quasi impossibile prendere Italo. Perché i sedili hanno una forma tale per cui il coccige è sollecitatissimo, a prescindere dal fatto che sia prima classe, premium o quello che vuoi. È proprio la forma del sedile che ti Esattamente. dà. Ok. E questa è la stessa cosa che succede su alcuni aerei, per cui so che ci sono compagnie che devi evitare come la peste. E non c'è modo con un cuscino o qualcosa di attutire, no? Diciamo che dovresti riuscire a tenere sollevata la parte del coccige, però non è un'operazione semplice, diciamola così. Ok, quindi non è un problema di schiena, partiamo da questo. No? La Ok. seconda cosa è che legato a quel fatto, io tendo a, quando sono seduto, ad assumere le posizioni più assurde di questa terra. Questo lo faccio anch'io. Più sto seduto e più mi metto in posizioni strane, anche da mezzo sdraiato, un po' storto, anche se non mi fa male il coccige in quel momento.
Cioè, se sto bene e non ho particolari problemi, io posso stare seduto anche tranquillamente tutto il giorno, ok? Se la sedia non mi sta dando problemi, e la sedia che ho, che è una sedia normalissima, cioè è come la tua, credo. Cioè, è una di quelle sedie da gaming che non sono sì. Le Herman Miller da 2000 euro, non costa neanche 50 euro, però funziona, ok? Se sto seduto bene, quindi bello dritto, io riesco a star seduto senza problemi. Ma siccome ho anche il difetto che mi sbrago ogni tanto, allora subentra il coaching. Allora, queste due cose sono le cose che mi hanno spinto a cercare di capire come risolvere il problema. Perché ovviamente la malpostura da seduto portava, a un certo punto cominciava a portare una quantità industriale di problemi cervicale e vale, vale. Il tutto probabilmente innescato da un evento ben specifico, che è stato quando ho traslocato nella casa in cui viviamo adesso. Una delle cose che ho comprato, perché lo spazio che avevo me lo permetteva, è una di quelle scrivanie IKEA, in questo caso, che sono a L con la parte dove ti siedi che è semicurva. Ok. Alla fine tu non sei seduto davanti alla scrivania, ma sei un po' di traverso perché hai un po' di spazio in più e hai quella parte davanti a te che è tipo semicurva. Sì, sì. Cosa succedeva però? Che la posizione in cui i monitor stavano non era quella giusta rispetto a quello come io ero seduto. Quindi stavo costantemente con il collo un po' storto e le spalle che tendevano da una parte. E questa cosa a un certo punto ha avuto, prima l'invecchiamento probabilmente, un effetto esplosivo sulla cervicale che mi ha fatto dire ok, dobbiamo cambiare qualche cosa. E allora ho cominciato a studiare. Quindi è nato tutto da una necessità, non c'è stato nessun collega che lavora in piedi, che tu hai visto, diciamo, ah, una bella idea, si lavora bene. Quindi, e fammi capire una cosa, a quel punto tu hai cominciato a vedere un pochettino in giro qual era l'asset giusto da configurare, no? Cioè, quindi, mettiamo io domani mattina voglio cambiare il mio modo di lavorare, voglio anch'io decidere di stare in piedi tutto il giorno. Cosa mi serve per cambiare le mie abitudini e diventare un programmatore che lavora in piedi? Allora, direi dal punto di vista economico poco e niente, nel senso che la prima cosa che ho fatto io è stata, prima di tutto, aveva il tempo, di risorse erano un po' meno, adesso ne provi un sacco, prima di tutto capire quali erano le altezze giuste delle varie cose, perché è un aspetto essenziale. Giusto, poi dipende anche dalla persona, io sono mezzo metro, tu sei più alto. Ma quindi sono, qual è l'altezza giusta in relazione a te? Cioè, esatto. Qual è l'altezza giusta a cui deve stare il monitor, fondamentalmente, e l'eventuale inclinazione del monitor, se tu stai usando solo il portatile, per capirci. Okay. E qual è l'altezza giusta a cui deve stare la tastiera. E ti annuncio subito che se stai usando solo un portatile non ce la puoi fare, perché monitor e tastiera devono stare staccati a quel punto lì, perché vanno ad altezze che sono troppo diverse. Quindi fai molta fatica a lavorare in piedi con il solo portatile, perché ti ritroveresti che per avere la tastiera all'altezza giusta sei costretto a guardare in basso costantemente. Il tuo collo dopo un po' ne soffre le pene dell'inferno. Quindi cominciamo a mettere dei tasselli. La prima cosa da pensare è che la configurazione ideale per lavorare in piedi, diciamo, è sconveniente farlo con un portatile. Bisogna pensare già all'acquisto di tastiera esterna, un monitor esterno o entrambi. Ok, o un PC fisso e diciamo il resto viene da sé. Al che, una volta capite le altezze, io cosa ho fatto? Sono andato all'IKEA, mi sono comprato il mobiletto da salotto più scadente che ci fosse, okay, e l'ho appoggiato sul tavolo che avevo. Con dei libri ho trovato l'altezza giusta per il monitor. Okay. Poi ho comprato una mensola di quelle IKEA che costavano tipo 1,50 euro, che erano anche da verniciare, non l'ho mai verniciata. L'ho avvitata sul mobiletto da salotto che costava 30 euro, all'altezza giusta per la tastiera. Perché l'idea era quella di dire, riesco con 50 euro a sperimentare se la cosa funziona? E la risposta è stata sì. Con un sacco di difetti, ovviamente, perché ad esempio, ti faccio un esempio banale, cambi le scarpe, o hai fatto tutto il setup che stavi a piedi nudi, metti su le scarpe, ti alzi di 2 centimetri, la tastiera non va più bene. È chiaro, perché alla fine comunque anche qualche centimetro può cominciare esattamente. Sulle 8 ore, naturalmente se ci stai per mezz'ora non te ne accorgi neanche. Sulle 8 ore queste cose diventano importanti e quindi bisogna essere attenti, insomma, attenti, chiaro. Però diciamo che quello è il modo migliore per sperimentare se dici ok, muoio se sto in piedi per 8 ore. Il cosiddetto prototipo usa e getta. Esattamente.
minimum viable product e dici ok, provo e vedo cosa succede. Quindi hai fatto un investimento, hai comprato un po' di roba, hai creato un asset, diciamo, fai da te, e hai visto se effettivamente ti piaceva l'idea. Quindi quanto tempo l'hai testata per capire che poi... Probabilmente almeno 6 mesi, forse anche un anno. Perché il primo effetto collaterale è che il tuo corpo si deve abituare a stare in piedi. Ok. Perché noi non siamo abituati a stare in piedi così tanto tempo. Cioè, a meno che tu non fai già un lavoro per cui stai in piedi, non mm-hmm. siamo abituati a stare in piedi così tanto tempo. Il secondo problema del tipo di lavoro che facciamo noi, rispetto a, facciamo un esempio banale, alla commessa che sta in piedi, o il commesso che sta in piedi tutto il giorno, è che noi siamo anche estremamente statici. Noi siamo in piedi, bloccati su due piedi nella stessa posizione per 8 ore. Ecco, infatti io questo ti volevo chiedere, ma stare in piedi... No, assolutamente bene. Cioè, tu comunque hai necessità di... diciamo camminare, anche se nel breve raggio, insomma, però esattamente diciamo che già una cosa che allevia molto la cosa è stare con le scarpe, cioè stare a piedi nudi è deleterio, per capirci. Quindi qualche cosa che sia un po' alto e un po' morbido, che fondamentalmente ti aiuta a non stare mai fermo costantemente. Poi vuoi che di mio sono una capace di stare fermo, per cui tendo a muovermi costantemente. L'altra cosa che faccio molto è che chi ci ascolterà non lo vedrà, ma io tendo, posso allontanarmi, mi appoggio all'armadio, vado e vengo avanti, mi muovo, perché tanto nella webcam se sto parlando con qualcuno mi vede lo stesso, il microfono mi viene dietro e chi sente. Certo. Vabbè, ti vedranno, perché poi questo video lo mettiamo, noi stiamo registrando anche il video, ma lo metteremo sul canale YouTube, quindi chi vuole vedere Mauro come sta in piedi e va in giro per la stanza. No. Però voglio capire una cosa, quindi tu ti muovi nel raggio, però mi viene in mente adesso che giustamente, diciamo, stando anche in piedi 8 ore, a questo punto uno dei, diciamo, dei componenti di questo asset sono le scarpe. Sì, dipende. Allora, le scarpe o una cosa tipo questa. Ah, la pedana, quella tipo da palestra, che tu sali e scendi, scendi e sali, eccetera. Questa Geggio qua è una Geggio svizzero, perché quando l'ho comprato l'unica azienda che lo faceva era l'azienda svizzera, ed essendo svizzero costa una fucilata. Poi adesso li trovi un pochettino bene o male ovunque a prezzi molto più abbordabili. È in un materiale tipo il memory foam, per capirci. Per chi non ci vede, diciamo, stiamo parlando di una specie di tappetino molto alto, tipo 2-3 dita, quanto è alto? Sì, sarà alto 6 centimetri. 6 centimetri, ok. Una specie di tappetino di gomma, bello grosso, alto 6 centimetri, che tu usi per metterti sopra. Quello che faccio è, io lo metto per terra, fondamentalmente, ci sto sopra. Okay. Una caratteristica molto interessante questo aggeggio, che, dicevo, è un materiale tipo memory foam, mm-hmm. che però è molto fa molta resistenza al tuo peso. Okay. Quindi quello che succede è che tu non affondi, ma lui tende a spingerti fuori. Okay. Quindi quello che fa è che tu non riesci a stare fermo. Fondamentalmente è un po' come se fossi su una... d'acqua. Sulletta d'acqua. Ecco, più o meno. Non è così fluido. Sì. Non è così fluido e così importante l'effetto, ma fondamentalmente se tu stai a gambe un po' rivaricate, anche intanto che lavori ti rendi conto che fai andare i piedi. Questo ti stimola un pochettino, perché quello che tu vuoi evitare fondamentalmente, e ci sono tanti modi per farlo, sia chiaro, è di avere quella situazione in cui sei con i piedi piantato per terra, tutto il peso sulle anche, e a quel punto lì, invece che scaricarlo sulle ginocchia, tu cosa fai? Fai extroversione dell'anca e lo carichi sulla parte lombare, e quindi ti ritrovi dopo 4 ore che hai la parte lombare che fa un male devastante, perché hai tutto il peso scaricato lì. Invece, in questo modo, tu sei obbligato, siccome ti muovi costantemente, ad avere un po' come se fossi costantemente con le ginocchia un po' piegate, e è come se camminassi. Okay? In realtà non hai un movimento così ampio come quello della camminata, però non stai fermo. Però aiuta, insomma. Esattamente. Un accorgimento che io usavo prima di comprarmi questo aggeggio, e quindi anche lì a costo zero, era aver preso, perché ce l'avevo in casa, ma ci puoi mettere qualsiasi cosa, la scaletta dell'IKEA, quella dei 2 gradini, l'avevo messa sotto il tavolo e mi sforzavo di tenere un piede appoggiato, e ogni tanto cambiavo. Questo fa sì che, siccome sei su una gamba sola, a quel punto lì non riesci a scaricare sulla parte lombare, ma ti ritrovi che sei sempre un pochettino a bilanciare i pesi e a stare un po' in movimento,
E anche quello era un meccanismo per capire, ok, ho bisogno di muoversi, c'è qualcos'altro, e lo fai a costo zero anche quello. Quindi sperimenti un pochettino. Beh, io pensavo che effettivamente questa specie di tappetino, che non so come si chiama tecnicamente, insomma, fosse per salire e per scendere, fare tipo una specie di step, sì, una cosa del genere, no? Invece tu ci stai su e fai lo step sopra, rimanendo sopra, cioè nel senso ti muovi, ondeggi, ti sposti, quindi sei costretto a non rimanere staticamente fermo. Poi la schiena non soffre. Io sicuramente, infatti, se un giorno mai dovessi decidere di usare questo asset qui, dovrei, la prima cosa che da comprare sarebbe quella perché io proprio soffro con la schiena, quindi è un problema. E però, diciamo, adesso torniamo un attimo al momento in cui hai fatto questo esperimento per 6 mesi, hai visto che funzionava, e i vantaggi che hai avuto, innanzitutto, quali sono stati? Che non ti faceva più male il coccige, no? Allora, esattamente, i miei problemi di cervicale e schiena sono tutti spariti. Ok, quindi sei ritornato bello fresco. Esattamente. E ti direi che non ne ho neanche uno, cioè nel senso dopo 5 anni non ne ho neanche uno, quindi non ho subito conseguenze dal lavorare in piedi. Magnifico, abbiamo un tempo di test abbastanza ampio. Abbastanza lungo e significativo. Su un ventenne, perché ne ho 48, per cui sai, non è che uno può... Tanto hai 20 anni, quindi è che se ti metti a testa in giù e nel frattempo ti martellano. Sì, vabbè, diciamo che comunque questa idea qua è, se ha un quarantenne come te, diciamo, questo non ha fatto nessun danno, oppure anzi ti ha portato giovamento, diciamo, anche farlo prima sarà sicuramente comunque positivo, no? E quindi hai sperimentato questo periodo di circa 6 mesi, diciamo così, questa nuova modalità di lavoro. Poi che hai fatto? Hai visto che andava bene? Hai lasciato quello che c'era o hai cambiato ancora? No, ho rilevato i difetti, cioè ho capito quali erano i difetti del setup fatto in casa. Ok. E principalmente ti direi che il difetto principale è che non puoi modificare l'altezza della tastiera. Cioè il fatto di avere una mensola che è imbullonata sul tavolino fa sì che la tastiera sia a un'altezza fissa. E quindi, come ti dicevo, cambi le scarpe, piuttosto che sei a piedi nudi, piuttosto che metti un tappetino come questo, quindi 6 centimetri, certo. E a quel punto lì la differenza di altezza della tastiera incide parecchio. E quindi ho detto, ok, quali sono le alternative? E la mia alternativa, adesso ce ne sono anche di molte più economiche, al tempo era stata quella più economica, era il tavolo dell'IKEA fatto apposta, che si chiama Beckant, che io ho pagato più di 600 euro quando l'ho comprato io, perché era l'unica alternativa, cioè c'erano alternative iper professionali da 1000 e passa euro, okay. Mi sembrava un po' troppo esagerato, e questa qua. Adesso sempre IKEA fa quello con la manovella, invece che essere motorizzato. Ah, perché questo è motorizzato e ti muove l'altezza della tastiera, insomma. Io ho due tastini, pigio, e il tavolo va su e giù, cioè, se lo faccio adesso, il tavolo scende. Ah, sì. Il tavolo sale. Addirittura credo che il modello nuovo abbia i preset, quindi puoi registrare delle posizioni, tu schiacci e lui si mette nella posizione giusta. Ah, perché magari ci sono più persone che lavorano. Esattamente. Diciamo che la comodità del tavolo che si alza e si abbassa è di due tipologie. Ti permette di sopperire al fatto che hai cambiato le scarpe e devi alzare o abbassare di 1 centimetro. Okay. Oppure il tappetino da 6 centimetri tu lo alzi. Quindi lo metti esattamente all'altezza che vuoi. Vuoi sederti perché sei stanco morto o perché ci sono cose, come ti dicevo prima, che non riesci a fare in piedi, almeno io non riesco a fare in piedi, e quindi diventa molto comodo sedersi. Perché sennò Ma si sposta tutto, sia il tavolo che il... Tutto. Tu immagini di avere come le gambe del tavolo si accorciano. Ok, quindi... All'interno delle gambe, le gambe sono telescopiche, quindi va da... Quindi è un tavolino che va bene sia per lavorare da seduti che lavorare in piedi. Sì. Ok. Quindi adesso queste soluzioni ce ne sono diverse, quindi vuol dire che... E ce ne sono svariate anche diciamo, più fantasiose da montare sopra un tavolo esistente. Cioè delle soluzioni fatte tipo come se fossero delle sorte di treppiede che si appoggiano su un tavolo esistente, quindi se tu hai soltanto il portatile e la tastiera e stai usando il tavolo che è anche la scrivania di casa, tu dici, ok, glielo metto sopra e poi lo smonti con molta facilità. Ce ne sono tantissime adesso di quelle soluzioni lì a prezzi molto abbordabili. Quindi vuol dire che questo è un trend che comunque, magari non so, non tanto in Italia, ma comunque nel mondo, Sta, diciamo, sì. sta andando, insomma. Bene, questo è interessante perché comunque... È una modalità di lavoro molto particolare, no? Io non conosco nessun altro oltre te che lavora in piedi, e magari sarebbe interessante vedere anche poi se ci sono altre persone
si hanno trovato poi magari un'altra modalità di un altro tipo di asset, un altro modo di diciamo di. Tu lo consiglieresti a chi? Mettiamola così. Allora, così su due piedi mi verrebbe a dire a chiunque. Non trovo un buon motivo per sconsigliarlo, a meno che non ci siano problemi fisici particolari che ti dicono no, non devi stare in piedi. Detto questo, dipende molto. Allora, non so quale sia la caratteristica. Ti faccio un esempio. Io faccio molta fatica a leggere stando in piedi. Cioè, se devo leggere parecchia roba di documentazione, non riesco a farlo stando in piedi. Ma è un fatto psicologico, probabilmente. No, più che altro che mi ritrovo che comincio ad appoggiare i gomiti sul tavolo per concentrarmi sulla cosa che sto leggendo, e a questo punto sono di nuovo in quelle posizioni che non vanno bene per la schiena. Ok. Non ha più senso che abbassi il tavolo, metto qui la sedia, mi siedo, leggo quello che devo fare e mi rialzo. Quindi diciamo hai dei momenti in cui effettivamente tu per necessità di lavoro preferisci utilizzare un approccio, un assetto, diciamo, diverso? Sì. Oh, che so, ci sono alcune call dove mi viene abbastanza naturale sedermi, cioè abbiamo delle call in azienda che sono, chiamiamole, informative, cioè dove tu stai partecipando come ascoltatore, ok? E stare in piedi per un'ora ascoltando qualcuno che parla non me ne può fregare di meno. Allora, mi siedo, mi rilasso e chi si è visto Le call che favoriscono l'abbiocco, diciamo. è visto. E più o meno. Potrebbe essere di quel genere, ma diciamo che forse più che altro legato a questo. Se c'è, potremmo generalizzarla così, nel mio caso, se c'è proattività in quello che sto facendo, mi viene molto naturale stare in piedi. Se c'è Ok. passività in quello che sto facendo, allora invece tendo a sedermi. Ecco, questa è una bella considerazione, perché effettivamente la passività e l'attività, diciamo, l'essere attivo, l'essere passivo all'interno del nostro lavoro, ci sono dei momenti in cui avviene, no? E questo momento che dici tu, cioè, nel senso, ci sono delle call informative in cui devi stare ad ascoltare, tu non interagisci, ma devi soltanto stare là passivamente a sentire, a subire un po' questa cosa. Esattamente. Allora, a quel punto ti viene un po', diciamo, invece quando sei più attivo ti viene automatico rimanere in piedi e essere più dinamico, diciamo. Quindi c'è un fattore di dinamicità diverso. Guarda, è molto interessante questa cosa. Io adesso, vabbè, per il mio tipo di, diciamo, problematiche alla schiena, non so se sarà, se, diciamo, se potrebbe essere utile affrontare questo tipo di cambiamento, però mi informerò. Però io immagino che adesso, sentendo prima quello che dicevi tu del tappetino svizzero, che forse quello sarebbe uno degli accessori fondamentali da cui partire, perché se no, effettivamente stare coi piedi sul, diciamo, a meno che non stai sulla spiaggia, quindi magari c'è un po'. Una cosa che ho visto recentemente era una specie di sgabello di quelli alti, presente quelli, tipo uno, come se fosse uno sgabello da bar, che però era con una gamba sola Ok. e la parte di cuscino era in realtà fatta. Probabilmente era tipo di gomma, piena d'aria e basta, quindi come se fosse un materasso d'acqua. Quindi quello che succede è che tu ti siedi, in realtà sei in piedi, ce l'hai, ti ci appoggi, ma siccome lui ha una gamba sola non ti ci puoi rilassare sopra. Ah, Quindi ti ok. serve per scaricare la schiena, è un po' come se fossi seduto sulla palla da Pilates. Sì, Una sì, 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 delle sì. cose che usa molta gente che ha problemi di schiena usa per star seduto, anche in ufficio, leggevo. Però lì sei in piedi e quindi hai questo vantaggio che stai in piedi, ma siccome lui è monogamba, non stando in piedi da solo, tu non ti puoi rilassare subito Rilassare. perché vai per terra. Cioè, in pratica è come se stessi appoggiato al muro, diciamo così, più o meno. Esattamente, come se sei appoggiato al muro o per chi scia alle racchette da sci, intanto che sei sugli sci e c'è chi sta in piedi, è un equilibrio estremamente precario in quel caso. Probabilmente, perché allora, credo che il problema sia, non ho mai approfondito, ma credo che il problema sia, a meno che non ci siano problemi particolari, che la nostra muscolatura della schiena non è più abituata a farci stare in piedi così tanto. Vero. E quindi se tu passi da ho lavorato seduto per 20 anni a da domani mattina lavoro in piedi 8 ore, probabilmente la tua schiena si ribella come non so che cosa. Però tu l'hai fatto questo, cioè tu sei riuscito a farlo più o meno. Però considera anche che adesso un po' meno perché la famiglia e il lockdown, soprattutto adesso, fa fatica a permetterlo. Però io arrivo da 15-18 km la settimana in piscina e
200-300 km a settimana in bicicletta. Dici, tu non sei come me che c'ha 80 kg in più di sovrappeso, quindi quello aiuta, diciamo. Allora, probabilmente le conseguenze sulla muscolatura della schiena le ho percepite anch'io, ma nel mio caso erano confuse in mezzo alle conseguenze muscolari di tutto il resto, quindi non ho mai attribuito a questa roba mi fa male perché sto lavorando in piedi. Ok? Magari per le persone che vogliono passare a questo tipo di approccio, questo tipo di assetto qui, magari può essere utile farlo con questi tavolini che sono regolabili, in modo che magari alternano nei primi tempi Certo. Se fai in piedi 4 ore, seduti. poi per 2 giorni stai seduto e poi riprovi e poi pian piano ti abitui. Un po' come l'allenamento di qualsiasi altra cosa, insomma. Non Esattamente. puoi partire il primo giorno e fare 100 km con la bici, insomma. Uno dei vantaggi invece dal punto di vista lavorativo è che, sempre usando l'analogia di prima dei momenti attivi, dei momenti passivi durante la giornata, è che se sto in piedi non riesco a cazzeggiare. Ah. E quindi mentre riesco a casteggiare stando seduto, quindi ad Sei esempio più attento. sì, ho praticamente zero uso dei social, ad esempio, Ah. proprio perché sto in piedi e il social è cazzeggio, quindi mi capita, che ne so, di aprire Twitter, ma dopo 30 secondi chiudo perché non so cosa farmene, cioè nel senso, stando in piedi devo leggerlo, trovo una sorta di, c'è un po' di frizione nel farlo. È interessante. Dobbiamo dire ai genitori che hanno i figli di 15 anni, tipo me, di Piedi. togliergli la sedia così non possono stare troppo sui social. No, vabbè, ma comunque una cosa mi viene in mente: tu sei anche un ballerino, quindi diciamo, che fai? Metti la musica e ti metti a ballare pure qualche volta, non lo so. Ecco, la musica è una cosa che io non riesco a usare. Mi piace molto, ma se metto la musica non riesco più a Neanche un sottofondo blando, qualcosa che. lavorare. Allora, l'unica cosa che ho trovato è che funziona. C'è un CD fatto Music for Code, qualcosa del genere. Ma in realtà in generale mi piace molto perché rumore di compagnia, alcuni album di Brian Eno, che sono fatti apposta per essere musica da, diciamo, arredamento. Ok. Cioè, lui, ricordo che avevo letto un articolo in cui qualche anno fa lui ha fatto degli esperimenti per dire come faccio a creare della musica da utilizzare, ad esempio, durante mostre d'arte. Ovviamente la cosa importante è il quadro che stai guardando, non la musica che stai ascoltando, okay? Certo. Ma la musica deve fare da compendio all'ambiente che stai guardando. E quindi c'è sia l'illuminazione, il quadro è la parte principale, ma quello che lo esaltano sono l'illuminazione, come è posizionato, il colore delle pareti, tutto quello che vuoi, e la musica. Ma ovviamente non ti devono distrarre, no? Quindi solo per non avere silenzio, insomma. Esattamente, e ci sono una sfilza di sono su YouTube, io le ascolto dall'applicazione di Alexa, di Amazon, in ufficio, ma... Io ho Spotify con mia moglie, lei ascolta il jazz e io invece metto il rumore della pioggia, quindi. uguale, senso, però dopo un po' ti rendi conto che non lo stai ascoltando, cioè non senti cosa cambia, mentre se metto musica che mi piace tendo a ascoltare la musica e non a lavorare. Sì, Senti, ma riesci a montare i Lego che c'hai alle spalle in piedi? Quelli si riesce a montare, poi li facciamo vedere nel video a chi si collegherà su YouTube per vedere sul nostro canale il video. sono triplicati nell'ultimo anno. Sì. Per la gioia di qualche nostro amico che rosicherà di più ancora vedendoli. Va bene, io adesso penso che siano informazioni più o meno sufficienti, insomma, immagino che adesso qualcuno si chiederà se vale la pena provarci. Tu che cosa diresti anche per loro, per queste persone, di fare delle prove con degli assetti temporanei, insomma, prima di investire? Sì, perché l'investimento monetario è non indifferente, cioè a meno che uno non dica mi compro il tavolo IKEA, sempre per usare l'esempio IKEA, quello con la manovella, che costa mi sembra adesso meno di 200 euro, quindi è nell'ottica del prezzo di un tavolo, Sì. è un po' di più di quello che potrebbe essere un tavolo normale IKEA, ma sei in quella cifra lì, e allora dici, se ti serve un tavolo, tanto vai a provare a comprare quello lì e provarci. L'altro aspetto importante è se stai usando dei monitor esterni e questi monitor esterni non hanno lo stand regolabile in altezza, è un problema. Perché
perché ovviamente è garantito che l'altezza del monitor non andrà bene. E quindi devi cominciare a metterci sotto i libri, questo, quest'altro e via dicendo. O avere i bracci con il supporto VESA per riuscire a mettere l'altezza dove vuoi tu. Quindi diciamo che se uno dice voglio provare un 300-350 euro, probabilmente le deve mettere in, nell'ottica di dire che le devo spendere per capire se provare. A questo punto ti conviene di più provare un setup casalingo e vedere, provare per qualche mese, dire funziona, non funziona, ragionando bene sul setup fatto bene, ovviamente. Quindi andando a scegliere le altezze delle varie cose, l'inclinazione dei monitor, così dici, alla fine della sperimentazione puoi dire, ok, non ha funzionato non perché le cose erano messe male, ma perché non mi piace lavorare in piedi. Ma tu hai fatto il setup, diciamo, in base alla tua, diciamo, sensazione? O hai seguito delle regole? Ho letto come funziona, nel senso ci sono delle regole ben precise dal punto di vista posturale, uh-huh, su come fondamentalmente sono tre. Facciamola così, facciamola semplice. L'angolo dei tuoi gomiti deve essere a trapezi rilassati, quindi a spalle rilassate, l'angolo dei tuoi gomiti deve essere leggermente superiore ai 90 gradi quando hai le mani sulla tastiera. Quindi tu lo pensi è che la tastiera deve stare un filino più in basso rispetto al tuo gomito, proprio leggermente più in basso rispetto al tuo gomito. A questo punto c'è la posizione ideale. Il monitor... Altezza degli occhi? Non la metà del monitor, ma a metà strada tra la metà e la parte superiore, fondamentalmente. Ok, quindi i tuoi occhi devono essere allineati con la metà superiore del monitor, dello schermo. Esattamente. Ovviamente il problema diventa più interessante, come adesso ce l'ho io, infatti devo capire come risolverlo in questo momento, perché è qualche mese che provo e mi sto rendendo conto che non va bene, perché mi trovo spesso a tirare sul tavolo di più e la tastiera quindi si alza, okay? Perché adesso ho i monitor 32 pollici, e quindi, quindi la parte bassa, cioè la taskbar di Windows, sta troppo in basso. Però alzando il monitor, alzando la scrivania, adesso è risalito. Vuol dire che devo sollevare il basamento del monitor, fondamentalmente. Però sì, il braccio, lo stand del monitor non si alza a sufficienza, perché sono si muovono, ma non viene solo a sufficienza. Ma con due monitor invece si riesce? Cioè il fatto che poi debba comunque... Allora, lì è la terza cosa a cui stare attenti. Allora, il trucco che ho trovato io, allora, se tu leggi un pochettino, tutti ti consigliano un'inclinazione dei monitor molto lasca, cioè di non metterli a 180 gradi, cioè uno di fianco all'altro, ma di metterli a un angolo molto basso tra di loro, ok? Quindi metti una cosa di tipo 160-170 gradi. Ok. Il problema, secondo me, è che in tutte le spiegazioni che ho trovato io, non viene presa in considerazione la dimensione dei monitor. Quindi questa cosa va molto bene, secondo me, su monitor piccoli. Ma quando, come sottoscritto, ne hai 3 da 32, cioè, se tu li metti, facciamo l'esempio estremo, a 180 gradi, uh-huh, il lato esterno del monitor laterale è troppo lontano da te. Quindi va a finire che tu devi spostarti di fianco per riuscire a vedere l'intero monitor. E se l'inclinazione è troppo bassa, ti ritrovi che quello che fai per guardare il monitor è muovere gli occhi leggermente la testa. Perché l'inclinazione è sufficiente, ma siccome i monitor li usi tutti, quello che ti ritrovi è che stai per un sacco di tempo durante la tua giornata con le spalle che guardano il monitor davanti, ma il collo e gli occhi che guardano a destra o a sinistra. Ok? A seconda di dove hai il monitor e di quanti ne hai. E questo produce tensione sul collo. Fai lavorare di più collo, chiaramente. Nel mio caso, la soluzione che ha funzionato per me è avere i monitor quasi a 45 gradi. Cioè sono molto inclinati, però questo fa sì che per guardare il monitor io mi giro tutto. E a questo punto sono perfettamente di fronte al monitor. Quindi o ho dei brevissimi momenti in cui giro la testa, e risolvo il problema, quindi giro la testa a destra o a sinistra e vedo quello che c'è sul monitor, ma se devo leggere o se devo guardare qualcosa per più tempo, quello che mi viene naturale fare, vista l'inclinazione del monitor, è girarmi e appoggiarmi al tavolo. A questo punto sono di nuovo completamente di fronte al monitor. Cioè hai messo un constraint al tuo, asset. Che fondamentalmente mi stimola a stare sempre con le spalle parallele al monitor che sto guardando. In questo modo non hai quello sforzo sul collo, perché dopo un po' di ore che stai girato col collo, il tuo collo dice, oh, allora, finito, sei incastrato nella posizione. Non è proprio naturale. E monitor curvi, invece, sono alternative? Ci hai provato? Sì,
l'ho comprato, ho comprato il 49 pollici della Samsung. Bella bestia. L'ho restituito dopo un giorno. Ah, perfetto. È arrivato tipo il giovedì sera, il venerdì mattina l'ho montato, il sabato mattina ho fatto il reso. Magnifico. E ti direi che ha lo stesso problema. Cioè, sul 49 pollici la curvatura è troppo bassa e quindi le due parti laterali, per riuscire a vederle bene, ti devi spostare perché sono troppo lontane da te. Se fosse molto più curvo, a questo punto ti potresti girare. Ma se tu con quel coso di 49 pollici davanti, almeno nel mio caso, ti giri, in realtà continui a non vederlo bene. Ho capito. A quel punto ti devi spostare. Era quasi come due monitor messi con una, con un angolo poco meno di 180. Credo che l'ideale sia la soluzione in monitor curvo con non i 49 pollici, ma i, non so cos'è, la, c'è la via di mezzo, insomma. Che invece di essere il 49 così grande, ce n'è uno più piccolo come dimensione, che è in realtà un monitor e mezzo. E a quel punto lì credo che funzioni molto bene. Ma di curvi ce ne sono, penso, un po' ormai tutte le taglie, tutte le misure, per cui penso che forse addirittura potrebbero essere utili forse due monitor curvi. Però, diciamo, adesso andiamo un po' oltre magari l'aspettativa di chi vuole cominciare a lavorarci. Però voglio dire, se ci sono persone che comunque già lavorano con più monitor e hanno intenzione di... facciamo così, mettiamo il modo più semplice che possono cominciare. Tu dici, pigliano la scrivania, ci mettono su un altro... No, se tu lo vuoi fare semplice e smontabile, spendendo il meno possibile, vai all'IKEA, compri un comodino per i bassi, se ti interessa un comodino che sia da 40 centimetri di altezza. Okay. 40, quindi, che ne so, quei mobiletti da salotto 50 centimetri di altezza. Ok. Compri una mensola su cui sai che ci sta la tua tastiera e che vada bene per poterla montare facendo i buchi dentro nel tavolinetto da salotto. La imbulloni e provi. A quel punto lì la appoggi sul tuo tavolo, gli monti sopra il monitor e appoggi la tastiera. Basta. Se dopo una settimana stai bene, continui. Se no, butti via. Andiamo a sperimentare il modo da dire, ok? Butto via, nella peggiore delle ipotesi, butto via 50 euro. Se no, ho investito 50 euro per capire se la cosa andava bene o non andava bene. Bene, bene, io direi che questo è un investimento che si può fare, fare un tentativo. Per chi fa il nostro lavoro, insomma, è abbastanza importante stare bene tutta la giornata, perché poi effettivamente stare seduti tutta la giornata comunque è anche faticoso. Cioè, per esempio, l'ultima domanda, poi chiuderei. Il fatto, per esempio, di stare seduto tutto il giorno è sbagliato, quindi ogni tanto bisogna alzarsi. Ma non c'è proprio il contrario, cioè nel senso stare in piedi non ti fa venire ogni tanto, diciamo, necessità o voglia di sederti, no? Proprio zero. No, no. Poi ti direi che vado a casa a pranzo, per cui in realtà... Ah. Ti siedi all'ora di pranzo. Esattamente. Cioè, vediamolo in maniera diversa. Se guardi la mia giornata lavorativa, quello che succede è che io arrivo in ufficio, mi faccio il caffè, okay? Tipicamente dietro il monitor da cui mi vedi tu... C'è un'altra scrivania che è quella vecchia, famosa, malefica curva che mi aveva fatto iniziare da tutto, su cui ci sono i Lego da montare. Quindi mi faccio il caffè, mi siedo lì, tanto che bevo il caffè, 10 minuti, faccio qualche cosa. Che può essere da monto il pezzo di Lego, piuttosto che metto a posto i 4 documenti maledetti della contabilità che sono accumulati. Dopodiché lavoro, se faccio una pausa durante la giornata, o alla mattina, al pomeriggio, quello che è, succede più o meno la stessa cosa. Quindi in realtà non è che stai proprio in piedi davanti al monitor tutto il giorno. Se è estate, la pausa, esco a mangiarmi il gelato fuori, cioè molto... Molto più dinamico, insomma. Va bene. Mauro, è stato un bel viaggio in questo modo di lavorare. Io, diciamo, cercherò di capirne qualcosa in più, però non so, io sono ormai una vecchia balena, quindi... voglio solo spiaggiarmi da qualche parte di solito. Quindi cerco il posto dove andare a morire spiaggiato. Va bene, io ti saluto e io e te ci rivedremo ancora, e ovviamente anche gli ascoltatori ti rivedranno, e poi metteremo su YouTube anche il video per chi vuole vedere le nostre facce sorridenti, insomma, mezzo a questo podcast. Va bene, un saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Grazie Mauro. Grazie a te. E ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti.